Ciao a tutti e bentornati sul canale di YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete in questa fotografia che è in sovraimpressione sopra al piano di lavoro di Lightburn, vedete che parleremo di LBK, cioè Light Burning Keyboard, ovvero sia il telecomando, la tastiera remota, quello che volete, definiamola come volete. Noi la chiamiamo tastierino, io e Roberto Cocchia, che è la persona che mi ha molto aiutato nel progettare questa cosa, chiamiamola così, e ringrazio tanto Roberto. Poi Roberto faremo un video quando lanceremo ufficialmente, se la lanceremo ufficialmente, ma ritengo di sì, la tastiera. Ecco, la tastiera praticamente è composta da uno smartphone come questo, dove vedete che ci sono alcune icone, ma le vedremo nel filmato. E tra l'altro adesso ora mi è venuto fuori anche una notifica perché il telefono è collegato a quella tastiera virtuale che praticamente vedete sullo schermo, e dove nel video vedrete come riesco a comandare con un telefono quello che è poi sono gli strumenti di Lightburn. Non mi dilungo molto di più su questo inizio, non farò nemmeno una sigla, partirò direttamente con il video. E l'unica cosa vi chiedo di inserire in una mail, di mandare una mail all'indirizzo che vi mando adesso su quest'altra slide che metto, per dirmi cosa ne pensate, perché questo mi serve, oltre che per una presentazione della versione, non è ancora ufficiale, ma siamo già a buon punto perché c'è già qualcuno che la sta utilizzando, non solo io e Roberto, ma c'è anche Luigi, ci sono altre persone che stanno utilizzando adesso la tastiera, c'è un altro Roberto. E sto ricevendo dei feedback da loro per vedere se sono dei bug, se ci sono delle problematiche, eccetera, eccetera. Quello che mi interessa sapere da questo video e dalle vostre mail è: mi piace, non mi piace. Potete dire anche non mi piace. Vi piacerebbe averla, non mi piacerebbe averla. Ritenete che sia utile o che non è utile? Dite come la pensate, non mi offendo. Potete dire è una cosa che cavolo ce ne frega, non ci serve a nulla, abbiamo già Lightboard, facciamo tutto lì. Oppure sì, può darsi che magari, però mi piacerebbe provarla, eccetera, eccetera. Quindi questo è solamente un video di presentazione di quella che è già una buona, una buona release della tastiera. Ma andiamo a vedere il video e poi ci vediamo dopo alla fine appunto del video stesso. In questo video andremo a conoscere Light Burning Keyboard o LBK, che è il controllo remoto oppure la tastiera per il software di Lightburn. Lightburn è uno dei software più conosciuti per poter gestire un incisore laser. Ma andiamo a vedere appunto questa tastiera. Quello che vedete sulla sinistra non è altro che la proiezione sullo schermo del PC del mio smartphone Android, con il quale andrò tramite un'app di Windows a comandare appunto Lightburn. LBK, oppure la tastiera, è composta da ben tre tastiere. Quella che vedete in questo momento è la tastiera principale. Nella tastiera principale, chi conosce Lightburn avrà già riconosciuto alcune delle icone che sono rappresentate appunto nella tastiera principale. E in basso a sinistra invece abbiamo due comandi che portano alle altre due tastiere. L'ultimo in basso a sinistra, questo che ora calco, è quello che ci porta alla tastiera organizza. La tastiera organizza raggruppa tutti quei comandi che solitamente sono in alto e alcuni sono anche annidati all'interno di un menu per andare a disporre le forme o le parti dei progetti sul nostro piano di lavoro. Con l'icona in alto a destra che rappresenta appunto LBK e quindi con il tasto corrispondente in alto a destra, ritorniamo alla tastiera principale. L'altra tastiera che è sotto a quella principale è la tastiera dei nodi. Infatti, se noi andiamo a fare un tap sul cellulare in corrispondenza del simbolo dei nodi, si apre la tastiera dei nodi, dove abbiamo tutti quei comandi che servono per andare a modificare i nodi. In alto vediamo anche il tasto di
torna indietro, quindi di undo, quindi torna indietro di un passo. Vediamo, per far prima, senza ritornare alla tastiera principale, di fianco all'undo abbiamo l'icona per andare alla tastiera organizza e in alto a destra abbiamo la tastiera per ritornare al menu principale. Andiamo ora a vedere LB Key come si comporta con Lightburn. Qui abbiamo adesso sulla destra anche il piano di lavoro di Lightburn. Io andrò a impartire comandi a Lightburn andando a fare tap sul mio smartphone. Vedrete riprodotti i movimenti che faccio con il tap sul cellulare, qui anche sulle icone che abbiamo in alto e a sinistra dello schermo di Lightburn. In questo momento su Lightburn ho attivato la selezione, quindi la freccia, questa, vedete che io calco questa. Se voglio passare allo strumento matita, basta un tap sullo strumento matita e vedete che mi è andato sullo strumento matita. Così per gli altri, rettangolo, cerchio, esagono, testo, strumento di porta in posizione laser e così via. Il fatto di non dover andare a selezionare le varie icone che sono sul piano di lavoro di Lightburn e che occupano un bel pezzo di interfaccia utente, ci semplifica molto il lavoro e ci fa velocizzare la nostra progettazione o la modifica dei nostri progetti. Vediamo qualche comando, siamo in selezione, vado a tappare il comando dell'icona del rettangolo e posso andare a disegnare i rettangoli come farei andando qui con il mouse a cliccare così. Rimanendo sempre in questa zona, mettiamo che io voglia andare a disegnare un cerchio, ho selezionato il cerchio in questo modo, poi posso andare direttamente con la selezione e me lo va appunto a evidenziare perché è selezionato. Vogliamo fare un offset, non dobbiamo andare a cercare nelle icone, basta che andiamo sul tasto offset e mi si apre la finestra di dialogo per il settaggio dell'offset che andiamo a chiudere. In questo modo possiamo fare tutti i comandi che abbiamo a disposizione, non ve li sto a elencare. Nell'ultima colonna abbiamo i frame, quindi sia quello tradizionale rettangolare sia quello ad elastico, e abbiamo anche i comandi per passare il nostro lavoro al laser direttamente. In questo modo, per esempio, se io voglio fare un frame, basta che vado sul frame e vedete che sul piano di lavoro è partito il frame e me lo evidenzia la barra verde della lavorazione. In questo modo lei sta facendo appunto il frame. Posso anche andare ad inviare il lavoro al laser cliccando appunto sulla via, in questo modo. Adesso il laser sta andando a fare la lavorazione. Lo vado a interrompere con pausa e vedete si pausa il lavoro. Posso andare a riavviarlo, il laser procede e poi posso andarlo a stoppare definitivamente. Adesso seleziono tutte le forme che ho sul piano di lavoro e le vado a eliminare. Torniamo a fare qualche esempio. Facciamo per esempio un cerchio, vado a tappare sul cerchio e andiamo a fare anche un altro cerchio in questo modo. A questo punto posso andare a fare selezionandoli entrambi, prima vado a toglierlo dallo strumento di cerchio, poi vado a selezionare tutto e poi vado a fare un'operazione booleana cliccando AB che sta per assistente booleano. In questo modo io posso andare a fare tutte le operazioni che l'assistente booleano mi consente. Facciamo una somma. Ok. A questo punto posso andare anche a vedere i nodi di questa sagoma che ho fatto. Vado sul tastiera dei nodi, clicco appunto sul tastiera dei nodi. Qui vedete che abbiamo tutti i nodi che sono rappresentati in modo molto semplice e possiamo andare a intervenire sui nodi, per esempio, come si fa di solito, andando a cancellarli, andando a spostarli e così via.
Andiamo adesso alla diciamo tastiera organizza. Cliccando su organizza ci arriviamo in questo modo. Quindi vado a selezionare, a fare lo strumento selezione e andiamo a vedere come si comporta la tastiera organizza. Cioè voglio capovolgere di 90 gradi nel senso antiorario, clicco su questo e vedete che mi si è capovolto in senso antiorario. Oppure torniamo sulla tastiera principale, andiamo a selezionare un rettangolo, lo andiamo a disegnare qua e dopodiché le andiamo a selezionare, poi facciamo seleziona tutto e andiamo a vedere qualche altro movimento che ci consente di fare la tastiera organizza, ovvero sia ci fa centrare magari le sagome che abbiamo selezionato con un allineamento in alto oppure con un allineamento diciamo a destra, un allineamento in basso, e possiamo anche centrarle con un semplice tap con l'icona appunto relativa. Torniamo indietro con il tasto undo, vedete che io tutte le volte che clicco mi si va a fare una piccola intermittenza il tasto e ritorniamo nella situazione precedente. Le nostre forme sono ancora selezionate, per cui posso andarmela a specchiare in questo modo, sia in questo modo che in quest'altro. Torniamo alla tastiera principale e andiamo per esempio a fare un testo. Per fare un testo semplicemente clicchiamo sul simbolo del testo, clicchiamo e siamo già pronti per andare a scrivere qualcosa sulla nostra tastiera. In questo modo. Oppure possiamo fare, andiamo a misurare magari, andiamo a togliere la selezione da questi, le selezioniamo e andiamo a, ad esempio, andiamo a misurare magari questo segmento, quindi basta che io vado a selezionare lo strumento di misurazione e posso andarlo a misurare. Vedete, il cursore non si muove praticamente quasi mai dal piano di lavoro, quindi non devo andare qua a cercarmi le mie cose o qua. Un altro strumento che si usa parecchio e che vediamo nella tastiera principale è l'anteprima. Se io clicco, vedete, mi fa subito l'anteprima del quello che farà il laser. Andiamo a chiudere. Poi abbiamo anche la possibilità di fare altre cose, ovvero sia vado a selezionare questo in questo modo e andiamo per esempio a fare, lo rimpiccioliamo un attimino, clicco sopra il rettangolo e vado a selezionare questa icona che è l'icona delle matrici a griglia. O le matrici rettangolari, avete visto, mi si apre questa finestra di dialogo dove io posso andare appunto a settare la matrice come la voglio. Lo stesso avviene con la matrice circolare. In questo modo mi si apre la finestra di dialogo e possiamo fare tutto quello che vogliamo, come faremo del resto anche andando a cercare qua, quindi non cambia di molto, solo che velocizza notevolmente la lavorazione. Clicco ok e abbiamo finito le matrici. Altri due tasti abbastanza interessanti sono questo che serve per aprire un nuovo file e questo che serve per salvare quello che noi stiamo facendo. E con questo abbiamo terminato la presentazione. Poi tutte le altre icone magari le scoprirete via via che utilizzerete la tastiera. Buon divertimento con LB Key, la tastiera per Lightbulb. Allora, io mi auguro che il video vi sia piaciuto e che vi sia piaciuta anche la tastiera o il telecomando per Lightbulb, perché effettivamente agevola molto, come dico anche durante il video, agevola molto e molto velocizza il lavoro, è abbastanza comoda, non dobbiamo andare a fare delle corse. Poi pensate, io ho uno schermo da 27 pollici, quando devo andare da inviare a file oppure andare a fare una correzione, il mio mouse corre da una parte all'altra di uno schermo da 27 pollici, poverino, fa tanta fatica.
Vi rinnovo l'invito. Questa volta non vi chiedo like sul video, se volete metterlo mi fa piacere. Non vi dico di iscrivervi perché tanto lo sapete, ma quello che vi chiedo con questo video è mandate mail all'indirizzo che vedete qua adesso, dove mi mettete quello che pensate di questo piccolo programma per smartphone, se vi può interessare, se pensate che sia una cosa, diciamo, interessante da avere, oppure ma posso fare tranquillamente a meno, ma mi sembra che sia una stupidaggine. Dite quello che volete, non mi offendo, cioè sapete come sono, non è un problema. È un'idea che mi è venuta, l'ho sviluppata e rinnovo ancora i saluti a Roberto Cocchia, che appunto mi ha aiutato molto in questi 3 mesi, perché tanto è durata la progettazione, dall'idea alla progettazione e alla realizzazione di questa tastiera. E aspetto le vostre mail. Ciao, ai prossimi video.